sentiremo. All'amica Celesta, una poesia è un fiore in cui i petali volano per la madre. Vorrei invitare, se non ci sono interruzioni che sono benvenute, il professor Dinca. Buonasera. Volevo dire due parole, ben volentieri. In verità mi ha chiesto se volevo scrivere due parole, ma le ho detto di no. È una boccata. No, professore. In 18 anni che sono stato a Borgottaro non ho mai incontrato la Celesta. Non ci siamo mai visti. Non ci siamo mai visti. Poi, da quando il ministero mi ha costretto a lasciare la valle, è iniziata questa amicizia molto profonda con la Celesta e ho iniziato a commentare le sue opere su Facebook, questi nuovi strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione. La Celesta una volta ha cominciato a pubblicare le poesie e mi ha chiesto se le commentavo. Non l'ho mai fatto perché non ero in grado di farlo. Commentare un quadro è una cosa più semplice, perché il quadro lo si apprende con la vista, un quadro lo si interpreta con i nostri sentimenti, un quadro noi lo possiamo apprezzare. 2001, forse non esisteva ancora una classe di qualità, però la cosa importante era pubblicato e abbiamo fatto anche se in numero limitato in tempo un numero di copie per dire che da oggi esiste quest'opera. Siccome le poesie di Celesta Botte hanno una stratificazione, si possono leggere a strati, sono molto profonde. Intanto ringrazio questi bambini che hanno creato questo momento di gioia, questo momento di serenità. E vorrei dire che è già un risultato questo incontro. L'ho avuto nel fatto che ciascuno di noi stasera ha lasciato la propria casa, le proprie abitudini per incontrarsi con altri, per confrontarsi con gli altri. Dunque io ho aperto il libro e ho trovato una parola che è legata alla mia esperienza di vita, ma arrampico. Io sono appassionato di arrampicata. E questo aspetto è molto bello, l'arrampicarsi a ricercare risposte. Cioè, se noi vogliamo trovare delle risposte, diciamo, essenziali, dobbiamo in qualche modo alzarci, cioè andare altrove, lasciare il nostro sentiero per cercare altri tratti.
m'arrampico sui tetti